è stata l'evoluzione, una delle tante figure, immagini che girano per internet che dimostrano l'andamento da marzo a gennaio, beh, io ho messo ciò che è rimasto, cortisone, l'eparina per la trombosi, l'ossigeno e forse il plasma. Questi farmaci però non sono niente, perché il paziente, quando viene ospedalizzato, terapie di supporto, anche se deve andare in terapia intensiva e rianimazione, questi farmaci lo aiutano molto e molti superano la malattia grazie all'assistenza e a questi farmaci. Quindi di tutta la storia questo ci è rimasto. Però voglio dare un piccolo cenno. Che cosa sta succedendo? Stiamo a guardare? No, la ricerca non si ferma assolutamente. E noi abbiamo imparato, vedete, questa è un'altra immagine della storia del SARS-CoV-2, del virus che provoca questa malattia chiamata Covid. Entra all'interno, si replica e poi esce. Beh, noi abbiamo imparato, vedete questa immagine che vi faccio vedere adesso, sapete cos'è? È l'AIDS. Il virus entra, si replica, fa una cosaccia l'AIDS, vedete, entra nel nucleo, è uno dei pochi virus, per questo non è curabile, però oggi noi abbiamo farmaci per ogni gradino, per ogni fase dello sviluppo del virus. E l'AIDS da malattia mortale degli anni 90, oggi è una malattia cronica. Non è curabile per questo maledetto aspetto che entra, però ve ne faccio vedere un'altra. L'AIDS è stata la palestra più importante per fare farmaci contro i virus. Questo non è il Covid, questa è l'epatite C. Beh, l'epatite C è curabile. Oggi, grazie all'esperienza dell'AIDS, grazie a fare farmaci per ogni punto di sviluppo del virus, questa malattia è curabile. Allora, per il Covid? Beh, per il Covid si sta lavorando tantissimo. I farmacologi fanno questo, quelli che fanno ricerca sui farmaci. Ingrandiscono il tutto, e questa che vedete è la spike, una parte della spike, viene ingrandita enormemente e si cercano sostanze che possono entrare in questi buchi, che possono bloccarli. Questo sistema, che è stato applicato e viene applicato normalmente ormai sulla ricerca farmacologica, si sta applicando bene sul SARS-CoV-2. E ci sono in studio 84 farmaci. Di questi 84 sicuramente in futuro ce ne saranno alcuni efficaci, per cui vaccino e farmaci daremo addio al Covid. Addio.